Cosa facciamo? Partiamo nel migliore dei modi con la musica, la bella musica. Partiamo così. For all these days I'm feeling sorry. And I still wonder, won't it last? Through all these nights with no tomorrows, across a road that never ends. I'm still far from you, baby. I'm still searching for the words to say. Time when I was guilty, and now it hurts inside like hell. I was so selfish and confusing, but I am not an evil man. Now I'm closer to you, baby. Time you just fade away. I'm alone and I'm looking for you now, and I wonder would you come here back to me. We've been together for a long, long time. It hurts like hell that you just can't be mine. Ragazzi, io sono particolarmente emozionata perché questa è un'anteprima ufficiale nazionale, quindi avete visto per la prima volta, ripeto, in anteprima, questo video. Vi presento ovviamente subito il mio salotto. Perché lo dico e mi vanto? Perché fra 3 giorni tutto questo sarà visibile anche su Sky TG24, però scusate, noi siamo partiti prima. Grazie davvero per essere qui, Nicola Ferrari, cantante, quindi il nostro protagonista davvero di questa chiacchierata e protagonista ovviamente del video. Grazie. E grazie alla meravigliosa Francesca Mercuri, nostro presidente Avanti di Balera e non solo, tanto altro, in questa veste anche peraltro promoter proprio di Nicola. Ciao a tutti, grazie Cri, e ciao a tutti. Rock and roll, come dico sempre, tu sai che io saluto sempre così, rock and roll. Fantastica. Tra l'altro io ti ringrazio perché questa volta hai scelto di venire con le ballerine stamattina, ho visto. Sì. Volevo venire con le infradito, poi ho detto sì. Ma no dai. Ho visto che hai scelto una scarpa proprio bassa quando dici no, aspetta che stamattina vado comoda. Sì, esatto. Scusa Nicola, ma io e Francesca quando ci incontriamo in salotto, ovviamente, partiamo subito dalle scarpe. Certo.
Senti, complimenti, perché veramente io non sono una grandissima esperta di musica, ma si sente già, ragazzi, tanta voglia dentro di raccontarsi, di esprimere, soprattutto una passione per la musica, la tua che nasce dalle medie, per poi dopo iniziare a studiare anche in accademie musicali. Sì, sì, innanzitutto ti ringrazio molto dei complimenti. Sì, allora, diciamo che la mia passione per la musica è nata appunto quando dovevo ancora iniziare a fare il liceo. Prima è diciamo andata così: quando ci siamo trovati al liceo, ci siamo trovati con altri due miei amici a volere quasi per caso mettere su una band. E allora, perché ci eravamo resi conto che eravamo legati un po' dagli stessi generi musicali, degli stessi generi musicali che ci piacevano. E allora abbiamo cominciato e chiaramente addirittura abbiamo formato una band ai tempi in cui eravamo 5 componenti, eravamo tutti e 5 in classe insieme. Ah beh, quindi, e spesso succede così, vero sì, Francesca? Sì, che sì, nascono, le più grandi band sono nate sui banchi di scuola. I banchi di esatto, scuola. Quindi eravamo insieme sia nella scuola sia nella musica. Comunque, inizialmente con questo gruppo abbiamo fatto cover, mentre invece dopo gli anni, insomma, verso la fine del liceo ci siamo più approcciati invece a fare pezzi inediti, brani nostri. E questa collaborazione qui è durata praticamente una decina d'anni, fino a circa il 2014, e poi chiaramente la band purtroppo si è sciolta. Però diciamo che questo ha dato un po' il là, posso dire, a far emergere te come poi solista, sì, no? Certamente. Spesso certamente, questo, perché, no? Certamente, perché io comunque non avrei mai rinunciato alla musica, non avrei mai rinunciato. Avevo detto non rinuncio neanche se tutti gli altri rinunciano. Mollano. Esatto, io rimango, io certo, resto e porto sì, avanti la mia passione. Con la musica sì, perché insomma mi ha sempre accompagnato, bello, brutto, c'è sempre, la musica c'è sempre. Certo. Nella mia vita c'è stata sempre, spero, credo e spero ci sarà sempre. Sì. Quindi, dopo aver fatto un'altra esperienza in un duo, decido appunto di propormi come cantante solista invece. E quindi per realizzare appunto i brani che insomma che compongo io. Questo è il primo tuo effettivo singolo, è vero? Allora sì, questo è il mio primo singolo, è il mio primo singolo che è come uscita. Sì, sì, che sì, viene certo, pubblicato. Scusami, in realtà... sì, in realtà ce ne sono tanti altri. Sì, spalle, sì, no? È come scusami. Tutti il primo pubblicato. Lui sì. Scrive... Continuamente. Insomma. Il primo ufficiale, Come Back to Me, che sì, appunto sì. Ricordavo, poi fra tre giorni ne parleranno anche su Sky G24, sì. Ma non solo, poi usiamo il condizionale che è d'obbligo, però insomma c'è nell'aria anche un profumo di Sanremo Rock, vero Francesca? C'è nell'aria un profumo di Sanremo Rock, nel senso che noi siamo stati seguiti, siamo seguiti dall'ufficio stampa Giovanni Germanelli di Piombino, che poi insomma alla fine faremo anche questi ringraziamenti, e loro lavorano in team per Sanremo Rock e ci piacerebbe partecipare, c'è la possibilità il prossimo anno di partecipare alle selezioni di Sanremo Rock. Sanremo Rock, ricordiamo, è una bellissima vetrina, non è il Sanremo classico, che lì comunque sappiamo anche per entrare comunque non è facile, poi ci sono dei meccanismi completamente diversi. Sanremo Rock si stacca un pochino dal Sanremo, dal festival tradizionale, è una manifestazione laterale al festival di Sanremo, ma è quella comunque seguita da tutti gli addetti ai lavori. Certo, adesso, quindi una bella vetrina. Una bella vetrina, una bella vetrina questo... che speriamo, insomma, con questo percorso che abbiamo iniziato di poter entrare. Sì, un percorso, poi mi farò anche un po' gli affari vostri di come magari vi siete conosciuti, però è vero, Nicola, un percorso che è già partito molto bene, perché chi mixa, adesso io i termini precisi, però credo che si dica così, no? Chi mixa questo brano, sì. Ragazzi, è un nome molto importante di un'etichetta altrettanto importante, penso all'etichetta Sugar. Esatto, sì. E quello che la persona appunto che ha mixato e masterizzato il brano è Emilio Munda della Sugar, quindi un'eccellenza sicuramente nel suo campo,
E il brano, appunto, come abbiamo detto, nasce la voglia, appunto, di pubblicare un prodotto di alta qualità, quindi andare a girare anche un video, insomma, andare a fare della promozione, proprio perché l'obiettivo è quello, appunto, di provare a, diciamo, a lanciarci un po' in questo mondo. Ecco. Sì. Quindi in questo caso noi abbiamo scelto di collaborare, appunto, con Francesca, perché Francesca sostanzialmente ha un background di tutto rispetto, sicuramente il background migliore che io abbia mai visto con i miei occhi. Quindi sostanzialmente, a parte i giri di parole, Francesca è una persona veramente molto speciale, molto, come posso dire? Lei ci mette il cuore, la passione, sì, oltre che esatto, le scarpe. Esatto, è molto appassionata, molto sempre sul pezzo, sempre amante della musica, proprio amante dello show, del live, di qualunque cosa, anche dello studio. Proprio è una persona anche precisa e molto volenterosa di fare le cose fatte bene, ecco, questo. Francesca, adesso belle parole, io posso andare però a casa, mi sembra, perché mi sta venendo da piangere. No, però dai, è centrato, Nicola, poi quello sì, che tu ci rappresenti, sì. Fra l'altro questa mattina ci parlerai poi anche di sì, uno spettacolo imminente, insomma, comunque anche questo ovviamente è molto importante. Poi seguire te è difficile, Francesca, perché ogni mese partorisci, passami il verbo, uno spettacolo nuovo, un vero e proprio show, come dice sì, Nicola, perché sì, sono veri show, e sì, con nomi importanti. Io devo dire che grazie a Francesco ho conosciuto tantissimi nomi della musica internazionale, del rock vero, sì, quello proprio, insomma, da veri esperti, quale io non sono, e davvero lo devo proprio a lei. Senti, quindi la vostra conoscenza, amicizia, quindi nasce un po' per caso? Allora, nasce per caso, nel senso che ricordiamo Paolo, che è il papà di Nico, ricordiamo, sempre... perché c'è un grande nome, c'è una poltrona sì, vuota che sarebbe un po' per lui, sì, dietro le quinte, sì, che ci sta osservando, quindi dobbiamo essere perfetti. Lavora dietro alle quinte, è il primo solo fan, il primo vero fan, manager, anzi non si dice manager. Esatto, manager, no, manager è una parola un po' obsoleta. Io sono obsoleta, Francesca, ma anche io. Anche io. Diciamo che sono stata contattata da lui. Nick allora aveva, diciamo, come ha detto prima, un duo. Comunque abbiamo continuato il percorso con lui da solo come artista solista, e cercavo una persona comunque che avesse un certo modo di vedere la musica, un certo modo comunque anche di procedere professionalmente. E questa cosa mi fa molto ridere, lo dico, tu sai che io non sono mai una che ha detto, insomma, ha chiesto un po' in giro a chi mi posso rivolgere, gli ho detto vai dalla Mercury, quindi non so se è stato, se gli ho detto vai dalla Mercury così ti togli dalle scatole, oppure vai dalla Mercury che non lo so, però gli ho detto no, vai dalla Mercury, e lui mi ha contattato. Vai dalla Mercury, quindi, perché è preparata e che brava, assolutamente. A me è piaciuto molto il progetto e ho detto dai, partiamo per questo cammino molto bello. Io voglio dire questa cosa, tu sai che ormai sono anni che non mi occupo più di seguire gli artisti. Infatti, sapevo che avevi un po' lasciato. Sì, avevo un po' lasciato il discorso della promozione, del booking, così, perché adesso sai che io scrivo questi, oltre alla mia attività di presentare serate, eccetera, e scrivo e metto in scena i miei spettacoli, di cui sì, tu ben sai. Però, insomma, diciamo che è un po' anche un ritorno a fare quello che facevo prima con Nico, perché, insomma, credo che ne valga veramente la pena per tutto quello che, insomma, che ha da dire lui, per tutto quello che c'è, per cui vediamo, dai! Vediamo, dai, mi piace, soprattutto, dicevo, in prospettiva, importanti, insomma, tappe. A parte adesso immaginare, stavo pensando con la mente, appunto, abbiamo detto Sanremo Rock, ok, ma abbiamo qualcosa di imminente, a parte anche fra 3 giorni, che torno a dire, Sky TG24 parlerà di lui, parlerà di te, però è vero, Nicola, sì, noi siamo stati i primi, l'ho già detto 2 volte, ma mi piace ricordarlo, lo dico anche 3 volte, sì, noi siamo stati i primi, perfetto, e se non si era capito, invece, sì, uno spettacolo, una serata evento, in ottobre, imminente anche questa, il 13 di ottobre, Elio Park, dico bene, perché aprirà, sì, aprirai un concerto importante. Sì, aprirò il concerto di Giacomo Voli, che appunto ringrazio tantissimo per avermi dato questa possibilità,
E molte grazie anche a te per avermi ospitato. Grazie, ma scherzi, ma sei sempre bellissimo. A me fa piacere molto perché insomma, sì, diciamo, poi fra qualche anno, sai, quando ti si vedrà, capito, sì, in giro ovunque, io dirò io l'ho avuto qui in anteprima. Sì, ovviamente, certo. Quindi no, sono molto contento di iniziare proprio con il primo singolo già in una vetrina come questa. Questo sono veramente molto molto contento. Quindi sì, questa data, poi abbiamo una data al 20 a Sassuolo, esatto, sì, che gioca in casa. Ah sì, già anche il 20 ottobre. Okay, sì. Sei già partito molto bene. Sì, allora, poi vediamo. A livello di date, stiamo esatto, aspettando, facciamo questa del 13 di ottobre in apertura Giacomo Voli e il 20 di ottobre la faremo a un locale di Sassuolo, si chiama Ancora 378. Tra l'altro, lo stesso giorno, il 20 ottobre, giusto Francesca? Sì, assolutamente. È praticamente il giorno in cui il brano uscirà proprio anche su tutte le piattaforme digitali di streaming, giusto? Sì, assolutamente, quindi si partirà proprio la... Hai visto, chiede conferma alla promotrice. Sì, ma giustamente, no, sono d'accordo, ma certo. Perché certo. Francesca è, ragazzi, se... sì, è precisissima. E poi eh? Posso dire una cosa, il giorno 20 ottobre uscirà anche il nuovo album dei Rolling Stones. Esatto. No, questa cosa ci siamo anche sentiti l'altro giorno, sì, effettivamente. Sì, sì. Ma è casuale o... No, ma no, guarda, io no, veramente l'altro giorno ho mandato un WhatsApp a Mick, ho detto, ascoltami, facciamo una cosa. Quando è che uscite voi? No, allora... facciamo uscire... No, non è così. Sì, vabbè, cioè, vabbè, tu non lo sai, ma io in realtà ho chiamato Mick e gli ho detto, Mick, allora... Ah, hai chiamato Mick? Mick Jagger! Sì, ha chiamato direttamente. Non lo sapevo. Cioè, no, ma lei... Cioè, ah, non lo sai che lei più... Una volta alla settimana lo senti più. Sì. Lo sapevo io questo, no, allora... So. Scherzi a parte il nuovo album dei Rolling Stones, che è bellissimo. Noi sì, siamo fan, noi sì, ci... non siamo contro fan tutti, siamo polarizzati contro tutti, sì, che dicono che sono vecchi e rincoglioniti, noi invece lì, noi invece quindi ci siamo trovati bene anche dal punto di vista musicale. Uscirà adesso, a parte gli scherzi, oltre alla Bundy Rolling Stones, uscirà anche dappertutto su tutte le piattaforme digitali il singolo di Nico, quindi... Allora, facciamo così, siccome il tempo è corso velocissimo, sì, mi ha fatto molto piacere ricordare appunto avere quest'anteprima, a parte le mie battute veramente di questo brano, Come Back to Me, fra pochissimo è disponibile ovunque, però 2 minuti 2 ce li prendiamo perché Francesca il 27 di ottobre succede qualcosa che ti riguarda... persona, con un personaggio molto importante, un personaggio che anche questo lo sto scoprendo, devo dire, ammetto la mia non conoscenza, grazie a te, però invece lo conosciamo ancora una volta, un po' un angelo del male in questo caso, l'angelo ribelle del rock. Approfitto di questo piccolissimo minuto che mi lasci, sì, ma noi ce l'abbiamo, perché digitale, noi direi, il 27 ottobre, ovvero il 10° anniversario della morte di Lou Reed, porto in scena al Teatro De André, noi abbiamo fatto una bellissima anteprima a Formigine, porto in scena al Teatro De André il primo e l'unico attualmente spettacolo teatrale, sottolineo teatrale, in Italia su Lou Reed e Velvet Underground. Quindi è il giorno esatto dell'anniversario della morte di Lou Reed, esatto, che è avvenuta il 27 ottobre del 2013, quindi dieci anni fa dalla morte. Fra l'altro sì, lui newyorkese, no? Nato New York. Canta, che ha cantato appunto il famoso Walk on the Wild Side, la sua canzone, cantava proprio il lato selvaggio di New York, quindi anche... Argomenti, argomenti particolari, particolari, rappresentava un po' l'ambiguità dell'essere umano, relazioni complicate. Hai visto quanto so? So tantissimo. Grazie a Dio c'è internet. Sono andata subito a documentarmi perché quando Francesca Mercuri mi butta fuori uno spettacolo con dei nomi, insomma, voglio dire, di un certo calibro, io mi devo informare perché sennò. Allora, ragazzi, il tempo è corso veloce, però ricordiamo sicuramente allora che a breve, ormai fra pochi giorni, diventerà proprio ufficiale, si potrà ascoltare ovunque, dico bene, il singolo di Nicola Ferrari, quindi Come Back to Me. Ricordiamo il 27 di ottobre, ma poi magari lo ricorderemo strada facendo, lo spettacolo ancora una volta firmato da Francesca Mercuri. Ci lasciamo col trailer, cosa dici? Sì, possiamo dico solo un'ultima cosa, sì, seguite assolutamente i nostri profili social, Instagram e Facebook, i miei e anche quelli di Nicola, dove ci sarà anche pubblicato il link per il pre-save e c'è già da adesso chi si vuole già prenotare il brano, quindi quando uscirà hai già nella tua
libreria, io non playlist. Sono mai libreria, sì, playlist. Esatto, playlist, Francesca, playlist. sono anziana, nella tua playlist già il brano Come Back to Me. Grazie davvero ragazzi, allora, ma che anzi. Grazie a te. Grazie a voi ragazzi, grazie Nicola, mi ha fatto molto piacere davvero conoscerti, avere questa opportunità, ti seguiremo sicuramente. Noi ci lasciamo prima della pubblicità con un pezzettino di trailer dello spettacolo, proprio ancora una volta, firmato Francesca Mercuri. Grazie ragazzi. Let the drive me out of my mind. I watch it for a little while. I like the watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when we get done we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, and then later a movie too. A perfect day, I'm glad I'm spending with you. Oh, such a perfect day, you just keep.